Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui in questo nuovo video. Mi trovo in una zona enorme che da qui non riesco a farvela vedere perché è una cartiera abbandonata che ricopre una buona fetta del dilupo di Tivoli. È enorme, si sente l'acqua che scorre giù e quando ripasserò in treno appiccio col telefono al finestrino e vi faccio vedere quanto è grande. E non ho potuto portare il drone perché sembra si perde qua in mezzo alla fine. Videocamera, torce e microfono sono pronti, quindi io direi di partire per questa esplorazione. Ci dobbiamo fare sta bella scalata fino là sopra. Sei pronto? Siamo ufficialmente dentro la cartiera. Iniziamo. Comincia a starci dell'amianto qua, eh? No, là si fa solo accesso ai macchinari. Altino, eh? Altino. Aspetta, va. Faccio. Non sapevo chi può essere. E quella lì che vedete è la parte crollata che si vede dai satelliti. Metà cartiera è crollata qualche tempo fa. E vediamo delle scale. La metà inaccessibile. Allora, una nostra conoscente. Non penso che qui ci sia bisogno. Una nostra conoscente che ha visitato questo posto ci ha avvisato di un piano pieno di graffiti bellissimi, in più di un tunnel molto buio che dovrebbe ricollegare le due parti crollate. Quindi adesso, dato che prima Andrea, quando è andato a fare una piccola ispezione per cercare un'entrata, ha trovato questo tunnel. Quindi adesso che dici, ci dirigiamo là? Andiamo. Ok. Ci stiamo calando verso giù. Vai. Calo, continuo. Vai. Ci sto, Andrea. Vai! Vai che regge! Guarda, ha aperto manco la puttana!
Arrezzo. Ce la fai? Allora, siamo arrivati al tunnel. Eccolo qua. Dove ci porta? Non lo sappiamo. Per noi andiamo. Guardate, ecco l'altra parte della cartiera, raga. Bello, bello, bello. Mi piace. Sbaglio, vedo una luce in fondo. Dici che si aprirà? No, non credo proprio. Lascia stare, dai. Eh sì, qua si accede dall'altra parte della struttura. Allora, piccolo problema. Non sappiamo quale delle due parti abbiamo esplorato, quindi stiamo un attimo vedendo da cellulare appunto quale... Noi pensiamo che la parte che abbiamo esplorato sia questa, quindi ci manca questa parte. Il problema è che dall'altra parte c'è uno strapiombo enorme, quindi dovremmo riuscire ad arrivare dal percorso che ci siamo fatti fino a qua. Capito tutto. Proviamo? Proviamo. Ok. Riepilogo. Abbiamo usato il montarozzo dei detriti, che ne ha conseguito questo, ovviamente, per arrivare alla seconda parte. Tranquilli, ci sono i moralisti che dicono era pericoloso e quant'altro. È sicurissimo, anche perché c'è tutto un monterozzo di terra, state tranquilli. Direi che la maschera è d'obbligo. Io già ce l'ho. Ok, qua ok. È facile? No. No, Andrea. Andrea, dobbiamo salire qua sopra, non so se te ne rendi conto. Che dicevi? Ok. Cioè, per farvi un'idea. Ecco la cartiera. Senti, senti, sì. Ecco tutti sti strani macchinari che, ad essere sincero, non so a che cosa potessero servire. Veramente non lo so. Il posto è grandissimo, non immaginate quanto, ma non immaginate neanche quanto sia bello, perché a parte che ha un panorama stupendo, in più si vede proprio la strada d'abbandono al massimo. È spettacolare. È figo, raga, proprio figo. Sto pure in un altro pezzo qua. Non c'è la prima strada. Respira meno possibile. Oh, tanta roba, sì, Andrea. Vuoi salire a quei piani sopra? E allora andiamo. È assolutamente proibito invertire le fasi ai motori dei bollitori. Invertiamole. Ragazzi, questo video giunge al termine, un video abbastanza lungo che non so ancora se dividere in due parti o meno. Comunque sia, questa era l'ex cartiera, un posto veramente grande, bello e purtroppo distrutto. Vuoi dire qualcosa? Siamo su di marcia, andremo a mangiare e finiamo col video. Ci sfondiamo al McDonald's, casmai. Sì. Perfetto, insomma, voglio apprendere, quindi noi ci vediamo nel prossimo video. Bella, ragazzi. Ciao.